Buongiorno, ben ritrovati con Sport24 Live del sabato, puntata ricca in cui ci occuperemo di pallavolo Serie D con l'ultima chiamata per quanto riguarda la salvezza per l'Audace, più che per l'Audace, per la Pedice Libera Virtus che cerca contro il Terrasini una vittoria che potrebbe essere, si spera, o quando tutti se lo augurano, importante per poter cercare di mantenere ancora vivo il discorso chiamato salvezza. Ci occuperemo anche delle Olimpiadi di Pechino il weekend con le ultime gare tra oggi e domani con Speranze Azzurre. Parleremo anche di calcio del campionato di Serie D con l'Audace Cerignola che vuole tornare subito a tutti i costi a vincere dopo la beffa subita dell'Equa settimanale contro il Gravina. Parleremo anche di Serie A con una giornata di campionato che si preannuncia particolarmente importante, soprattutto per la lotta scudetto con Milan che deve resistere agli attacchi di Inter-Napoli. Dunque, ancora buon sabato e bentornati. La sesta di ritorno del campionato di pallavolo Serie B1 donne potrebbe essere davvero l'ultima chiamata per la Fenice Libera Virtus per cercare di mantenere ancora accesa il lumicino della salvezza. Impossibile, ma certamente se non si cambia mentalità già dalla sfida di oggi contro Terrasini, la situazione è ormai segnata. Inutile girarci intorno, ma la realtà delle cose è chiara. La Fenice Libera Virtus corre il rischio di salutare con molto anticipo il campionato di Serie B1 femminile di volley se non vincerà nel turno di sabato in trasferta a Terrasini. A chi pensava che nonostante lo stop forzato si vedesse la luce in fondo al tunnel, purtroppo non è stato così. Non basta più la buona volontà. Il gioco non è di sicuro adatto per una serie di prestigio come questa. La società dall'inizio del torneo aveva annunciato un cambio generazionale. La stessa presidente Lucrezia Cipo al nostro giornale lo aveva detto: puntiamo a un campionato tranquillo. Non è stata la pandemia e lo stop forzato a mettersi in mezzo, quanto piuttosto a mettere un sestetto che fosse in grado di amalgamarsi fra chi aveva militato in questa serie e chi in C. I risultati sono stati negativi, troppi, e due sole vittorie, fra andata e ritorno. Il contesto lascia pochi dubbi, o si cambia mentalità oppure si rischia l'abisso della C. Tra poche ore si capirà sul campo se le Opantine vogliono crederci ancora. Mimmo Siena, Wordius 24. E con l'aiuto della grafica andiamo a vedere dunque il quadro completo delle partite in programma questo pomeriggio. Torrese, Napoli, Cutropiano, Terrasini, Fenice Libera Virtus, Arzano, Telesino, Melendugno, Castellana, Grotte, Santa Teresa, Messina, Sicom, Messina e poi Desi Volley, Team, Catania. Va anche ricordato la classifica dopo la giornata numero 5 di ritorno, almeno per quanto riguarda la zona salvezza, con Terrasini a quota 13 punti, Fenice Libera Virtus 6, Team Catania 3 e Cutropiano a quota 0. Adesso parliamo delle Olimpiadi di Pechino perché oggi potrebbe essere una giornata in cui potrebbero ancora arrivare medaglie per la spedizione azzurra. Ormai da 3 giorni si è senza medaglie, questo è logico dirlo, ma anche una condizione che potrebbe essere davvero importante, soprattutto per Francesca Lollobrigida che sarà impegnata oggi nel pattinaggio velocità donne mass start. Si attendono anche novità dalla 50 km tecnica classica uomini di sci di fondo con De Fabiani, Salvadori e Ventura. Intanto la giornata di ieri a Pechino è stata costellata di polemiche che hanno coinvolto Arianna Fontana e la federazione.
Torniamo un attimo alle Olimpiadi, perché in queste ore è scoppiata una forte polemica tra la campionessa olimpica Arianna Fontana ed il presidente della Federghiaccio. La Fontana, come sapete, aveva lanciato una serie di accuse che il presidente in queste ore in una intervista ha dichiarato inaccettabili. L'accusa è rivolta ai compagni di squadra di aver cercato di farla cadere in allenamento è stata la parte più stonata delle sue esternazioni. E dal 2016 il presidente della Federghiaccio Jos che attacca la federazione e nel suo carattere è anche un aspetto della sua forza. Ma l'accusa è inaccettabile. Sono i maschi che hanno pattinato con lei e che per anni le hanno fatto da sparring partner, di sicuro negli ultimi 6 mesi, aiutandola a crescere. E a questo si aggiunge anche la condizione legata anche alla sorta tra Sofia Goggia e Federica Brignone. La Goggia aveva detto siamo amiche, ma a dare una smentita in tal senso è stata la mamma della Brignone, nonché ex sciatrice ed ora attualmente giornalista, Maria Rosaria Quaglio, che ha saputo ben distinguere attraverso le sue dichiarazioni i due ruoli. L'Aquario aveva affermato che l'infortunio della Goggia non era così elevato, così come si era fatto credere, e poi ha detto: è molto egocentrica con Federica, non sono amiche. La Goggia ha preferito glissare sulle domande che gli sono state poste al suo rientro in Italia, ma è chiaro ed evidente che la frattura c'è e quantomeno bisogna cercare di sanarla, anche se è proprio nelle ultime ore potrebbe in qualche modo, magari a luci spente, cercare di fare un po' di chiarezza, ma è chiaro che il dato e la rottura tra le due ricorda per certi aspetti quello, la polemica storica, che non erano neanche amiche, tra Stefania Belmondo e Manuela Vicenta. Staremo a vedere. Andiamo alla pallavolo perché la Serie C donne disputa la quinta giornata del girone di ritorno e non ci sarà la sfida tra Adria Bari e Pallavolo Cerignola che è stata rinviata al 3 marzo dopo che è scoppiato un focolaio all'interno del clan Ovantino. Quindi ricordiamo che sono due le sfide che la formazione Ovantina dovrà recuperare il 24 marzo contro la Vado di Bari e poi il 3 marzo contro l'Andria Bari. Dunque, calendario dimezzato con tre partite distribuite tra oggi e domani. Assemambari a Maturi Bari il derby, poi Bitetto Volley Corato e domani Dinamo Molfetta contro Star Volley Bisceglie. Adesso passiamo al calcio, il campionato di Serie B vive domani la sua sesta giornata di ritorno e per l'Audace Cerignola l'imperativo è quello di tornare a vincere dopo la beffa di Altamura. Riprendersi subito la vetta solitaria della classifica. Sarà questo il live motivo della sesta di ritorno della Serie D che vedrà in campo al Monterisi l'Audace Cerignola contro il Cavina. Dopo la beffa subita al 90esimo ad opera dell'Altamura, i ragazzi allenati da Michele Pazienza vogliono riprendersi immediatamente e vincere contro una formazione in salute e che finora ha ben fatto. Nonostante la sconfitta subita ad opera della Nocerina, il Gravina ha 42 punti in classifica con 13 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, mentre l'Audace Cerignola in testa, sia pure in condominio, 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Michele Pazienza, il tecnico dell'Audace Cerignola, sa benissimo che sarà una partita molto complicata, ma al tempo stesso giocarla come è accaduto contro l'Altamura, senza cadere in errori o disattenzioni difensive. Mimmo Siena, World News 24. E con l'aiuto della nostra regia andiamo a vedere il quadro completo delle partite di domani: Audace Cerignola Gravina, poi Bitonto Nola, Brindisi Molpetta, Casertana Nardò, Francavilla Fasano, Lavello Bisceglie, Nocerina Sorrento, Rotonda San Giorgio Mariglianese, Altamura e Matino Casarano. E allora andiamo a sentire come viverà la sfida di domani il tecnico dell'Audace Cerignola Michele Pazienza, e facendo anche un po' a ritroso di quanto è accaduto ad Altamura. Beh, è un rigore che ci ha portato un po' di rammarico, ma dobbiamo essere contenti della prestazione, dobbiamo essere contenti per quanto visto, per quanto fatto sul campo,
È chiaro che poi quando produci così tanto, parlo dal punto di vista della prestazione, non degli episodi, perché oggi nel primo tempo soprattutto abbiamo creato e prodotto poco dal punto di vista della finalizzazione. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto in due o tre circostanze la possibilità, l'occasione per andare in doppio vantaggio e ora tra qualche giorno si rigioca davanti ai nostri tifosi e faremo di tutto per farci trovare pronti. Cercando di prepararla al meglio perché avremo un avversario che sta facendo un buon percorso e quindi non sarà facile. E va anche ricordato la classifica dopo la quinta giornata di ritorno: Audace Cirignola e Bitonto a quota 52, Pasane Cuenca Villa 44, Gravina a quota 42. Ancora calcio, ma la Serie A, la settima giornata di ritorno è cominciata ieri con un pareggio a sorpresa, quello tra Juventus e Torino nel derby torinese. Iniziale vantaggio con De Ligt e poi il pareggio Granata nel finale con Belotti. Quindi non è bastato a Juventus tentare di affidarsi a Vlahovic per chiudere con una vittoria, ma adesso sarà la lotta a scudetto ad essere protagonista nei prossimi 3 giorni, tra oggi e lunedì. Innanzitutto con il Milan, la capolista del torneo, sarà impegnata in una delicata sfida anche con un occhio alla salvezza per quanto concerne la Salernitana. In programma alle 20:45 alla Rechi, sfida salvezza anche per la Sampdoria, attesa al confronto del pomeriggio contro l'Empoli. In chiave Europa si affrontano Roma e Verona con i giallorossi di Mourinho che, dopo aver riscontrato la positività di 4 giocatori e reduci dal pareggio contro il Sassuolo, vogliono ben figurare, ma non sarà facile contro un Verona che fino a questo momento ha dato prova di grande compattezza e grinta. Il quadro poi delle partite di domani sono assolutamente importanti, soprattutto per l'Inter che affronterà a San Siro il Sassuolo, mentre in chiave Europa attesa per Fiorentina Atalanta con i bergamaschi di Gasperini che dopo la bella vittoria in rimonta contro l'Euro in Europa League contro l'Olympiakos hanno speranze di proseguire il loro cammino europeo, così come si aspetta anche le altre due sfide di domani, Venezia-Genoa ed Udinese-Lazio. Il quadro poi si completerà lunedì sera prima con Cagliari-Napoli alle 19 e poi con Bologna-Spezia alle 21. È tutto per questa edizione di Sport 24 Live del sabato. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali li troverete sempre in continuo aggiornamento sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre domani a mezzogiorno. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento di sabato. Grazie.